Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Oggi una pillola rapida e voglio insistere di nuovo sulla questione del clima e della differenza con la meteorologia, perché la ritengo un punto importante ma ancora non ben capito. Lo faccio nella giornata in cui sono venuti fuori anche i dati climatici della NOAA per quanto riguarda il mese di maggio appena trascorso. E visto che ne avevamo parlato nella pillola della settimana scorsa, anche questi dati confermano che maggio è stato un mese molto caldo e che i 12 mesi da giugno 2019 a maggio 2020 rappresentano uno dei periodi più caldi, secondi soltanto ai 12 mesi analoghi del biennio 2016-2017 e più caldi dell'intero anno solare 2016, che è stato quello più caldo della media. Chiusa questa parentesi, in realtà vorrei ritornare al discorso della differenza tra tempo meteorologico e clima. Ne abbiamo già parlato diverse volte, ma ribadiamo che il tempo meteorologico è definito dai valori istantanei o anche da valori medi, ma su tempi relativamente brevi, delle principali variabili meteorologiche, di cui sicuramente la più comune è la temperatura, ma non dimentichiamo anche la precipitazione, che in genere viene valutata come accumulata, oppure il vento, l'umidità, la radiazione solare, eccetera, in un dato luogo, che può voler dire una singola località o anche una regione. In pratica, il tempo è ciò che io trovo un dato giorno quando esco dal portone di casa. Il clima invece rappresenta la statistica dei vari tipi di tempo possibile, cioè la media, ma anche la variabilità della media, la deviazione standard e anche i valori estremi e la frequenza dei valori estremi, e si calcola facendo appunto la statistica su un periodo che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha stabilito essere almeno un trentennio di tutte le misure fatte per quanto riguarda il tempo meteorologico. Quindi, per esempio, per la temperatura si valutano 30 anni di valori medi di temperatura, si valuta la distribuzione della temperatura nel trentennio e questo costituisce il clima. Col paragone di cui parlavamo prima, cioè che il tempo è ciò che io trovo quando esco dal portone di casa, il clima invece è ciò che io mi aspetto di trovare ancora prima di uscire dal portone di casa, vista l'abitudine del tempo nella località in cui abito. Si possono usare varie metafore per cercare di far capire, mediante un'analogia, questa differenza tra tempo meteorologico e clima, che appare abbastanza sottile. Per esempio, si potrebbe dire che il tempo meteorologico è simile alla quantità di soldi che una persona ha nel portafoglio, mentre il clima è l'intero patrimonio di quella persona. Se noi pensiamo ad un milionario che mentre cammina per la strada perde il portafoglio senza accorgersene e senza soldi, però sicuramente non possiamo dire che un milionario sia senza soldi. Lo è in quel momento perché non ha a disposizione il suo portafoglio. Allo stesso modo, un povero, magari un barbone, che sta camminando per la strada e trova quel portafoglio pieno di soldi, non diventa ricco. Semplicemente in quel momento ha in mano dei soldi. Il contenuto del portafoglio è l'analogia con il tempo meteorologico. Invece, il patrimonio e l'analogia col clima. Praticamente da quando è iniziata l'estate meteorologica, in alcune regioni della nostra penisola abbiamo avuto delle anomalie di temperatura significativamente negative. Questo non vuol dire che il clima si stia raffreddando, semplicemente siamo entrati in un periodo freddo. Andiamo a vedere i dati registrati dalla stazione meteorologica del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino in questi primi giorni di giugno. La temperatura, per
che io mi aspetto, in particolare nell'ultima settimana, dovrebbe oscillare tra 21,2 e 21,4 gradi centigradi. Almeno questa rappresenta la media calcolata nel periodo tra il 1992, il primo anno intero di osservazioni della nostra stazione, e il 2015. Questo non è esattamente un trentennio, ma abbiamo voluto selezionare questo periodo in modo da esaminare poi gli anni successivi. Se andiamo a vedere le temperature registrate in quest'anno, abbiamo avuto negli ultimi 7 giorni valori compresi tra 15 e 18 gradi. E in particolare, in alcuni casi, abbiamo avuto delle anomalie superiori a 5 gradi in senso negativo, vale a dire che le temperature misurate, mi riferisco alla media del giorno, sono stati inferiori di 5 gradi rispetto al valore di riferimento per il periodo calcolato appunto nei 23 anni che abbiamo utilizzato come base per la climatologia. Se faccio questo conto a partire dall'inizio dell'anno, quindi valutare la temperatura di quest'anno e rapportarla al valore medio del periodo 1992-2015, vedo che è successo altri 4 giorni di avere un valore registrato quest'anno di oltre meno 5 gradi inferiore rispetto alla media del periodo, mentre 11 volte è successo invece di avere una temperatura superiore rispetto alla media del periodo. Le anomalie più consistenti si sono registrate tra fine gennaio, la prima quindicina di giorni di febbraio, poi c'è stato anche il 24 febbraio e poi ci sono stati il 10 e l'11 di aprile, che sono stati appunto giorni con anomalia di temperatura superiore di oltre 5 gradi rispetto alla media del periodo. Invece gli 8 giorni con temperature inferiori di oltre meno 5 gradi rispetto alle medie del periodo si sono verificati a fine marzo, inizio aprile e poi in questa ultima settimana di giugno. Abbiamo provato a mettere a confronto gli andamenti della media del periodo con gli andamenti del 2020 fino a ieri, e anche con gli andamenti dell'anno 2003, che ricordiamo essere stato l'anno con l'estate molto calda, e del 2018, che per quanto riguarda l'Italia è risultato l'anno più caldo della serie a livello nazionale, naturalmente. È interessante notare come per esempio il 2018 sia stato un anno caratterizzato da un mese di gennaio con temperature decisamente superiori alla media e diversi casi di anomalia positiva, febbraio nella media, inizio marzo decisamente più freddo nella media e la parte finale di aprile, inizio maggio decisamente più caldo della media. Il 2003 è stato un anno con un'anomalia negativa a febbraio e anche nella prima decade di aprile, mentre ad esempio i primi 15 giorni di giugno hanno fatto registrare un'anomalia positiva nettissima. Infatti, è stato il periodo in cui praticamente è iniziata l'estate molto calda. A livello statistico, andando a vedere quanti giorni con temperature oltre 5 gradi in più rispetto alla media e oltre 5 gradi in meno rispetto alla media nei vari anni, vediamo che nel 2018 ci sono stati 24 giorni con superamento dell'anomalia positiva di più 5 gradi e 14 giorni con superamento dell'anomalia negativa di meno 5 gradi. Nel 2003, rispettivamente, i giorni più caldi erano stati 28 e i giorni più freddi erano stati 4. Praticamente, negli ultimi anni, a partire praticamente dal 2001 in poi, l'unico anno in cui le anomalie negative
hanno superato come numerosità di giorni le anomalie positive è stato il 2013. Invece il 2015 ha fatto registrare ben 35 giornate con un'anomalia di temperatura superiore di oltre 5 gradi rispetto alla media del periodo. Il cambiamento climatico significa proprio questo. Il numero di giorni con anomalie termiche nettamente positive supera generalmente il numero di giorni con anomalie nettamente negative. Quindi i periodi caldi diventano più frequenti, più numerosi rispetto ai periodi freddi. I periodi freddi non è che siano spariti, e questa settimana di giugno ne è un chiaro esempio, ma diventano in minoranza. Naturalmente le considerazioni che io ho fatto finora riguardano una singola stazione, che è quella del Dipartimento di Fisica a Torino, ma considerazioni del tutto analoghe si potrebbero fare su ogni serie di misure, e quindi si potrebbero poi anche fare a livello regionale. L'unica cosa è che magari più si allarga la regione considerata, e più ovviamente le anomalie diventano più piccole. Il discorso del resto è legato alla distribuzione delle temperature. Cosa significa distribuzione delle temperature? Abbiamo detto che il clima si valuta su un trentennio di dati. Bene, consideriamo tutte le temperature medie giornaliere in un trentennio di dati. Mediamente un anno ha 365 giorni. Quindi in 30 anni vuol dire 365 moltiplicato 30 valori giornalieri. Questi possono essere classificati andando a vedere quante temperature ricadono, per esempio, tra meno 10 e meno 9 gradi e mezzo, quante tra meno 9 e mezzo e meno 9, quante tra meno 9 e meno 8 e mezzo, e così via fino a salire, per esempio, più 40 gradi. In questo modo io mi calcolo un istogramma di temperature. Essendo così tanti valori, sarà molto facile che la forma di questo istogramma venga a somigliare a quella di una distribuzione gaussiana, o anche detta distribuzione normale, cioè una curva a campana con valore più alto nella parte centrale. Studiare il clima vuol dire vedere come varia questa curva, cioè praticamente come varia la distribuzione delle temperature. Naturalmente ci sono due possibilità: che la curva trasli soltanto, cioè si sposti ad esempio verso temperature più calde, mantenendo esattamente la stessa forma. Questo corrisponderebbe al caso ideale in cui praticamente tutte le giornate diventino più calde della stessa quantità. Oppure la curva può deformarsi, ad esempio appiattendosi, cioè i valori nella parte centrale della distribuzione, quelli più probabili, diventano un po' meno probabili, e gli estremi invece diventano un po' più probabili. In questo caso si dice che aumenta la varianza, cioè diventano più frequenti i valori meno probabili. Nel caso più generale possibile, aumentano sia il valore medio sia la varianza, per cui la curva si sposta verso le temperature più alte, ma si allarga anche. Questo ha come conseguenza che aumenta vertiginosamente il numero di eventi estremi caldi, mentre diminuisce, ma non di molto, il numero di eventi estremi freddi. E ci sono comunque ancora dei casi, anche se meno frequenti, con anomalie termiche negative. Ecco, con questo spero di aver chiarito un po' la questione della differenza tra tempo meteorologico e clima, e di aver anche spiegato perché anche in una fase di riscaldamento globale risulta ancora possibile il verificarsi di periodi, comunque di breve durata, in cui siano presenti anche anomalie termiche negative. L'errore più comune che si fa è di guardare i risultati da troppo vicino, in questo caso concentrandosi su periodi di breve durata o anche sugli andamenti a scala molto locale. È come se io andassi a osservare il percorso di una persona che porta a spasso un cane concentrandomi sul cane. Il girovagare del cane, che va continuamente avanti e indietro, a volte potrebbe non permettermi di ricostruire perfettamente il movimento della coppia, per
persona più cane. Se invece mi concentro sul percorso dell'uomo che va in maniera più lineare, posso vedere la traiettoria. Pertanto, diciamo che da questo punto di vista conviene sempre allargare lo sguardo sia per quanto riguarda il tempo sia per quanto riguarda lo spazio. Ad esempio, riguardo a questo discorso, se noi andiamo a vedere anche soltanto per la giornata odierna la distribuzione delle anomalie di temperatura su tutto il mondo rispetto a un periodo medio di riferimento, possiamo notare che effettivamente l'Europa occidentale appare in anomalia negativa, così come anche una buona parte degli Stati Uniti e del Canada. Però ci sono tante altre zone del mondo che hanno anomalie positive che compensano e superano anche tutti i valori di anomalia negativa. Per esempio, la Scandinavia possiede un'anomalia positiva di diversi gradi, così come anche la parte più settentrionale della Siberia mostra delle anomalie positive di diversi gradi, che quindi compensano ampiamente le anomalie negative che si registrano nel Nord America, nell'Asia centrale e una piccola parte del Sud America. Direi che con questo ho terminato e ci risentiamo alla prossima pillola.